Benvenuti alla terza parte di questa puntata un po' particolare di Trieste in diretta. Siamo in compagnia di Marco Gombacci, che è il direttore del The European Post, che è un giornale online che si occupa principalmente di questioni collegate all'Unione Europea. Esatto. Marco, se credi, prima di incominciare a discutere, c'è soltanto una cosa che volevo dire. Questa mattina, se non mi sbaglio, sì, questa mattina, è mancato un ragazzo di 34 anni che è stato molto spesso nostro ospite, perché si occupava, era una delle anime, delle due anime della Grotta Giganti. Si chiamava Thomas De Marchi, è morto in seguito ad un'immersione, perché era un subacqueo, però come sempre quando succedono queste cose, anche se uno è un bravissimo subacqueo, eccetera, c'è sempre quell'imponderabile che sta dietro l'angolo. E insomma, era una persona molto, molto positiva, molto bella da intervistare, quindi spiace doverlo ricordare in questa circostanza, ma nel contempo, virgolette, piace sottolineare appunto che si trattava di una bella persona. Chiusa la parentesi, incominciamo allora a parlare di questo quotidiano online. Sì, che esiste, sì, sì. L'ho fatto partire a febbraio di quest'anno, del 2015, in seguito a un successo che avevo avuto con l'account Twitter, perché nel dicembre 2014 l'account Twitter che avevo fondato proprio in vista del giornale, di aprire i giornali, è stato nominato tra i 1000 account Twitter più influenti al mondo, per cui confrontandosi 100 milioni di account Twitter. E io cosa facevo con l'account Twitter e cosa faccio adesso col giornale? Io cerco di comunicare e di mettere anche in contatto tutti i cittadini europei. Perché se io le domando a lei, per esempio, cosa sta succedendo dal punto di vista politico in Spagna, in Danimarca, in Germania, eccetera, lei ha il punto di vista dei giornali italiani. Non ha il punto di vista della Bild, non ha il punto di vista del paese, a meno che lei non parli spagnolo tedesco, sì, o francese. O non abbia un interesse specifico sulla politica di quella nazione. E senza conoscere cosa succede negli altri paesi dal punto di vista politico, ma dal punto di vista loro, non dal punto di vista nostro, dal punto di vista italiano, non è possibile avere degli europei, perché chi sono gli europei? Cos'è l'Europa? Un po' un'utopia, non luogo. In questi giorni poi... esatto, è proprio il massimo della crisi dell'Unione Europea in questi giorni. E io mi ricordo che parlando con una diplomatica svedese, e le raccontavo il problema che l'Italia vive nei confronti delle immigrazioni. E lei, che non era una che lavorava all'ambasciata svedese a Bruxelles, una che non si occupava di politica, cascava dalle nuvole, perché le diceva: ma come, voi non accogliete nessuno, vengono tutti quanti in Svezia, basta che voi li prendete, li mettete in un centro, è così facile. Allora salti sulla sedia in questo caso, perché dici, questa, pur essendo diplomatica, ha dei grossissimi problemi di capire la cultura italiana. Allora l'ho detto: ma perché non provi a leggere il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa? Ti traduco io certi articoli, non tutti, ma almeno. E da quel momento in là lei ha incominciato a dire: ah, forse non è come pensavo io. Allora ho detto: ma perché non farlo per tutti i giornali di tutta Europa? Dopo, quello letto nel lituano avrà meno da dire rispetto al tedesco e al francese, ma... Allora io quello che faccio è prendo le notizie principali che succedono in Spagna, in Italia, in Francia, in Inghilterra. Indipendentemente dal loro collegamento diretto con questioni europee? Indipendentemente. Mi occupo solo di politica, ma per cui certe volte certe leggi di politica interna fanno capire la mentalità della cultura nazionale di un paese, per cui certe volte è molto interessante capire di cosa si sta discutendo in quel paese, anche se non ha un'influenza diretta sulle politiche europee o sulle politiche italiane, per esempio. Certo. E allora, traducendo queste cose, io faccio conoscere il pensiero dello spagnolo, il pensiero dell'inglese, il pensiero del tedesco, facendo così almeno qualcuno può avere la cognizione di causa di quello che sta effettivamente succedendo. La domanda adesso è di quelle: che cosa sta succedendo? È un disastro, proprio non sono un diplomatico e lo posso dire. L'Europa per l'ennesima volta sta facendo vedere che non esiste. Ma lo sta facendo vedere da troppo tempo e in parecchie,
devo dire, in parecchie circostanze. Certo, certo. E adesso noi stiamo vivendo due crisi, la crisi finanziaria e la crisi culturale europea. Perché la crisi, in che senso crisi culturale? Per questo mi interessa, perché la crisi finanziaria, lo sappiamo tutto, lo sappiamo tutto così. E fra 5 anni, 10 anni sappiamo che verrà risolta, più o meno, in qualche maniera, se la Grecia continuerà a comportarsi bene e se i tedeschi non le aggrediranno, finirà in una determinata... Ma la crisi culturale, noi italiani, o no, il greco ce l'ha col tedesco, non solo perché per gli ha imposto dell'austerity ad Atene, ma il greco ce l'ha col tedesco in quanto tedesco, il tedesco ce l'ha con il greco perché è greco. Il tedesco ce l'ha con l'italiano non perché per determinati motivi specifici, ma perché siamo italiani. E questa è una crisi culturale di identità europea che non è che si risolverà in 5 o 10 anni. Qua bisogna rifondare l'Unione Europea su questo. C'è mai stato un periodo in cui questa, diciamo così, crisi culturale non si sentiva? Successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, perché la generazione di coloro che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale era facile spiegare l'Unione Europea, perché l'Unione Europea era una questione guerra o pace. Con l'Unione Europea c'è stata la pace, e anche là si può discutere, però grosso modo. Nella mia generazione, noi di prima, sulla nostra pelle, non abbiamo mai vissuto la guerra. Sì. Per cui spiegare a un mio coetaneo che l'Europa è la pace, questo mi risponde, vabbè grazie, però io non ho mai vissuto la guerra, non so cos'è. Allora io al mio coetaneo, per spiegare cos'è l'Europa, devo spiegare che benefici ha. E se la Germania e i paesi nordici, i baltici e gli scandinavi vogliono imporre delle politiche di austerity finanziaria, i benefici non ci sono. Si è appena nato e già devi fare dei sacrifici perché qualcun altro ha fatto la cicala o qualcun altro te li impone. È inaccettabile psicologicamente. Da un paio di settimane a questa parte, sulla Repubblica, Scalfari sostiene che ciò che manca, cioè che l'Europa, adesso non si sa in quale periodo della sua vita, ma insomma dice l'Europa non ha avuto il coraggio di diventare Stati Uniti d'Europa, perché dice diventando Stati Uniti d'Europa ci sarebbero delle, appunto, diciamo così, delle politiche uniche per quanto riguarda determinati problemi, e molto probabilmente non avremmo assistito a certe cose. Poteva essere questa una soluzione? Sarebbe stata applicabile? E se sì, quando? Domanda da un milione di dollari. Gli Stati Uniti d'Europa sono auspicabili, ma noi abbiamo fatto l'errore, e su questo Scalfari ha ragione, di avere un'unione finanziaria, ma non un'unione politica, e senza unione politica non andiamo da nessuna parte, e si mette in discussione anche l'unione finanziaria, e si mette, mettendo in discussione l'unione finanziaria, si fa ancora un passo indietro e si mette in discussione l'Unione Europea. Per cui a questo punto, mentre nel post dopoguerra, nel post guerra, si poteva tentare, si poteva spingere, si poteva mettere sull'acceleratore, perché a quel punto là noi eravamo in una situazione di crisi e c'era anche un'opinione intorno all'Unione Europea molto positiva. Per cui si poteva discutere. In quasi che anni, tipo, sì. Negli anni 50, 60. Okay. Diciamo prima degli anni 80, okay, fino agli anni 70 inclusi. Adesso abbiamo visto che c'è un'egemonia della Germania. Allora, io come Italia posso essere d'accordo a cedere ulteriore sovranità nazionale se so che dopo questa sovranità viene decisa non da un compromesso fatto da più stati membri, ma viene deciso dalla Germania o dall'alleanza che ha la Germania con la Polonia, con i paesi dell'est e con i paesi del nord. E quello che a me è sembrato veramente per certi aspetti anche, devo dire, inaccettabile, che una delle volte in cui si è parlato abbastanza di recente di problemi collegati all'immigrazione, eccetera, c'è stato una sorta di veto, non è il termine corretto perché non esiste, credo, ma insomma comunque era, diciamo, un irrigidimento, sì, della Lituania. Ecco. Ora io dico, adesso senza citare, diciamo così, la buonanima, però
quando noi eravamo europei, quelli si tingevano ancora la faccia di blu, esatto. Per dire la verità. Anche questo, dato momento, quando tu lo leggi, quando tu lo senti, dici, oh, ma come, tu fino a 10 anni fa manco sapevi che cos'era la libertà, perché esatto. Ti dicevano, e forse per certi aspetti era anche meglio se continuava in quel modo, ma va bene, però vuol dire, resti un attimo così, è andato... E rimani di stucco, tant'è che nel Consiglio europeo, di quando si parlava dell'immigrazione, è proprio stata la presidentessa lituana che ha detto a Renzi, immigration is your business. Lei ha detto, io non voglio avere nulla a che fare con i tuoi problemi, ma sono gli stessi che ci chiedono un sacrificio nei confronti della Russia, perché l'Italia, imponendo le sanzioni alla Russia, ci sta perdendo. Allora loro dicono, ma noi siamo una grande famiglia, siamo l'Europa, dovete aiutarci in questa battaglia che abbiamo culturale contro la Russia, perché i due stati non si sono mai visti di buon occhio. Sì. No? E dopo, quando noi abbiamo un problema, loro dicono, è un vostro problema e noi non vogliamo centrare niente con, con questa vicenda. No, non funziona così. Non funziona così. Perché se intendiamo l'Unione Europea come famiglia, allora è una cosa. Allora ci si aiuta a vicenda e le decisioni devono essere frutto di un compromesso. Se invece non sono frutto di un compromesso, ma sono posizioni di forza di alcuni paesi nei confronti di altri, chiamiamoci come vogliamo, non chiamiamoci unione, non chiamiamoci famiglia. Senti, però c'è la Mogherini. Ecco, questo. Anche la Mogherini, c'è stato il momento in cui è stata venduta la sua posizione come una grandissima vittoria dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea. Ma tutti sanno a Bruxelles che l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea conta poco, perché a parte è sempre via da Bruxelles, per cui quando devono essere prese delle decisioni il suo voto non c'è, per cui conta di meno rispetto a un altro commissario. Ma la politica estera viene fatta dai singoli stati membri, non c'è una politica estera unitaria dell'Unione Europea. Mentre tanto è vero che l'altra volta c'era l'Ashton, un inglese, non che ne poteva fregare di meno. Esatto, proprio è stata assente, non pervenuta. Mentre io se fossi stato in Renzi avrei tentato di conquistare un commissario all'energia, che adesso è tedesco, o al mercato interno, che adesso è un polacco. I polacchi sono i più tremendi, no? I polacchi sono quelli che all'interno dell'Unione Europea hanno più poteri, perché sono gli alleati più stretti dei tedeschi. E se noi mettiamo assieme le posizioni di rilievo, parliamo di direzioni generali, presidenti di commissione del Parlamento Europeo, eccetera, tra tedeschi e polacchi, vediamo come loro stravincono sulle altre nazioni. Allora, anche in questo, e noi come italiani abbiamo magari certi cuochi, abbiamo gli chef, gli autisti, eccetera. Per carità, non dico di no, ma dobbiamo stare attenti di conquistare determinate posizioni. Una cosa, adesso nell'accordo tra Grecia e Unione Europea c'è l'utilizzo di un fondo salva stati che volevano mettere in Lussemburgo, adesso però verrà gestito da Atene. Io faccio una scommessa con lei. La nazionalità del direttore generale di questo nuovo fondo salva stati sarà greco? Non lo so. No, non credo. Italiano? No, non neanche penso, pensare. Forse nemmeno francese? Nemmeno, perché i francesi erano quelli che avevano posizioni. Io mi gioco due, tedesco e polacco. Tedesco e polacco. Esatto. Questi sono... o finlandese può essere, insomma, al massimo. Da quelle parti là. Siamo là. Insomma, siamo da quelle là, parti sì, là. Sì, c'è un Auschluss che... allargato. Però, ecco, quello che potrebbe però anche essere preoccupante è, diciamo, lo spettacolo che l'Unione sta dando non tanto ai cittadini dell'Unione Europea, che per certe cose magari potrebbero averci anche fatto il callo. A me preoccupa un pochettino lo spettacolo che l'Unione Europea sta dando a quelli che potrebbero essere, diciamo così, i nemici alle porte, insomma, no? Perché vedendo che non ci si mette d'accordo per... Non ci si mette d'accordo né per salvare uno Stato né per affossarlo, perché al limite qualcuno potrebbe anche, almeno c'è un accordo, no? Tipo liberiamoci dei greci, ma non c'è nemmeno l'accordo per salvare. Una zona grigia. Sì, poi questi tavoli su tavoli, posticci ogni volta. Hanno apparecchiato più tavoli che le mense del Re Sole, eccetera, eccetera. Ma noi tutto sommato queste cose possiamo anche darle per scontate, eccetera. Mi preoccupa quelli che invece hanno
interesse a che ci sia una, come dire, una frammentazione, eccetera, da un punto di vista economico, se vogliamo, quindi diciamo anche Stati Uniti e Russia, certo. Ma anche, e questo sarebbe ancora un po' più preoccupante dal punto di vista anche della sicurezza, insomma. Assolutamente. Con un'Unione Europea debole, finanziariamente e politicamente, altri stati giocano, con l'Europa giocano a risico. Vediamo, gli stati dell'est, baltici dell'est, sono preoccupati proprio per questo, avendo la Russia alle porte. E altri stati sono preoccupati dall'utilizzo degli Stati Uniti che gli Stati Uniti fanno dell'Europa. Sì. Perché noi non abbiamo un'autonomia politica. Nella NATO gli stati europei contano poco, perché quello che decidono sono gli Stati Uniti, per cui i nostri vicini alle porte, gli altri grandi player nel mondo globale, si sfregano le mani, sì, non aspettano altro. La Cina non aspetta che ci sia un'Unione Europea debole, non politica, e sicuramente negli Stati Uniti, nella Russia, nella Cina, nel Giappone o altri stati fanno in nessuna maniera, fanno sì che l'Europa abbia potere. E uso adesso, diciamo quelle cose, roba tipo l'ISIS, ma quello magari è un discorso diverso, però. Sì, è difficile, io non so se, a parte non so nemmeno se l'ISIS sappiano cos'è effettivamente l'Unione Europea, perché sì, loro vanno su chi conta, sì, non è quello l'Unione Europea, per cui loro puntano purtroppo agli stati nazionali, a qualche grosso simbolo nazionale o religioso. Poi anche sull'ISIS, quanto bene avrebbe potuto fare nella strategia internazionale, delle democrazie internazionali, un'Unione Europea forte, certo, che prenda delle decisioni soprattutto per il Nord Africa, per quello che sta succedendo nel Medio Oriente. Sono messi d'accordo ben per bombardare la Libia, facendo eccetera, un danno enorme, il risultato vedendo adesso. E quella, bisogna anche dirlo una volta per tutte, perché se no ci si dimentica, quella è colpa di Sarkozy. Certo. Questo bisogna dirlo. Sì. È colpa dei francesi, che volevano che la Tamoil andasse a prendersi le commesse libiche, che stavano andando tutti quanti all'Italia. Okay. Questo è pacifico. Bisogna ricordare. I rapporti in questo caso proprio Sarkozy e Berlusconi si sono rotti anche per quella roba. No, invece volevo chiedere questo, che mi interessa per curiosità, per una curiosità mia, proprio nel lavoro dello European Post, in Gran Bretagna com'è com'è il sentore in previsione anche del referendum? Lo fanno, assolutamente, dovrebbero farlo alla fine del 2017, successivamente le elezioni tedesche, per cui non vogliono far combaciare le due cose, vogliono farlo dopo per non influenzare in nessun modo le elezioni tedesche, anche se onestamente non penso che la Merkel sia in difficoltà in questo momento in Germania. No. Lo fanno. Ma l'euroscetticismo in Germania non è una cosa solo da UKIP, che è il partito di Farage. In Gran Bretagna, scusi. Non è solo una cosa di UKIP, di Farage, per cui anche populisti, brutti, cattivi. No, l'intelligenza inglese è contro l'Unione Europea. Le migliori menti tori, conservatrici, sono contro questa Unione Europea. E adesso l'Unione Europea sta facendo un ulteriore danno, perché ha creato una direzione generale all'interno della Commissione Europea. Questa è meravigliosa. Sì, questa. Ha creato una direzione generale all'interno della Commissione Europea per gestire il referendum inglese. Per cui immaginate un cittadino inglese che dice: ma sti qua quanti soldi spendono in più perché noi dobbiamo fare un referendum? Cioè, quello è un'arma di propaganda, un'arma di controllo? Cos'è? Ma quanti soldi in più state spendendo? Soldi nostri, perché vengono pagati con le tasse. Per cui anche in questi casi non occorre essere degli spin doctor di Obama o di Blair per capire che c'è una politica di comunicazione nell'Unione Europea totalmente sbagliata. Ti faccio un altro esempio. Allora, abbiamo una nuova guerra fredda con la Russia. L'immigrazione, l'Unione Europea non ha dato... Mi raccontano che soprattutto nei confronti della Gran Bretagna, Russia e Gran Bretagna sono a livelli da John le Carré. Sì. Non è così evidente come un tempo, ma sono a livelli proprio di... Sì, a ferri corti, sì. Però cosa succede? Permettono alla BP, alla British Petroleum, di siglare l'accordo con un'altra società di petrolio russa in barba alle sanzioni. Allora, io da italiano dico, ma come? Il mio piccolo e medio imprenditore viene vessato dalle sanzioni perché non può più esportare, non può importare determinati prodotti, eccetera, però la grande compagnia inglese può siglare quell'accordo. Allora non funziona così. Poi c'è anche questo problema ultimo, è stato fuori questo delle vongole. Ah, certo. Che anche là, se mai uno c'è questa coazione a ripetere gli errori, eccetera, anche questo può proprio dire... Non farlo.
Cioè, non ci vuole un genio per dire non fatelo. Quello che dicevo prima, siamo nuova guerra fredda con la Russia. Grecia vuole uscire dall'Unione Europea, ha fatto quel referendum in cui bisogna interpretarlo in molte maniere per trovare una buona soluzione. L'Inghilterra fa il referendum. L'immigrazione, non abbiamo dato nessuna risposta sull'immigrazione, al problema dell'immigrazione. Il terrorismo in Libia e nel Nord Africa sta venendo fuori finimondo. E cosa succede? Il Parlamento Europeo e la Commissione Europea si occupa della circular economy o dell'abolizione delle roaming, che per carità va benissimo, perché io vado a Barcola e non mi becca Simobil, ma stiamo dicendo, hanno a Strasburgo, all'ultima plenaria, hanno sventolato dei cartelli in cui dicevano finalmente l'Unione Europea è attiva, abolisce le tariffe delle roaming, quando la Grecia voleva uscire, quando c'erano attentati. Ma c'è sempre la Reding, commissario? No, non c'è più. È anche vero, purtroppo siamo in chiusura, è anche vero che è una commissione venuta su male. Perché non puoi chiamare, cioè in un momento in cui si era necessario svecchiare, eccetera, non puoi chiamare Juncker. Certo. Juncker è per l'ennesima volta il Presidente della Commissione Europea, è un compromesso, non è un leader, è un compromesso. Come lo era Barroso, perché non hanno voluto un Tony Blair? Se tu, uno poteva essere d'accordo o disaccordo sulle sue idee, ma è un carismatico. Allora lui poteva, perché gli stati nazionali non vogliono perdere? Siamo sempre là. Noi quando parliamo di Unione Europea, uno dice generalmente Unione Europea, ma abbiamo da una parte le istituzioni dell'Unione Europea, per cui Parlamento, Commissione Europea, che vengono rappresentati tutti gli Stati, e dopo c'è il Consiglio Europeo, dove sono gli Stati membri. Allora, se noi facciamo fare le politiche al Parlamento e alla Commissione Europea, là sì che c'è l'arte del compromesso, perché là uno dice più o meno, parliamone almeno. Stati membri dicono no, io non voglio questo. Mi viene da ridere quando il Ministro dell'Interno italiano Alfano dice l'immigrazione, bisogna trovare una soluzione europea, e dopo non vuole dare, avviene a Bruxelles, però dice no, l'Unione Europea non si deve arrogare il diritto sulle politiche di immigrazione. E questo nessuno però lo sa, che c'è questo giochetto. Allora, per chiudere, io non riesco a trovarla su YouTube, ma deve circolare da qualche parte. Io ricordo c'era una scenetta di Gino Bramieri degli anni 70, in cui lui, giocando a biliardo, discuteva di Unione Europea. Allora incominciava, no, bisogna essere europei, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine della scenetta veniva fuori che i confini dell'Unione Europea non dovevano travalicare il pianerottolo di casa di questa persona. Mi pare che siamo rimasti più o meno. Allora, The European Post, basta digitare su Google European Post e si viene redirettamente. Grazie a Marco Gombacci, che è stato nostro ospite. Magari più avanti continuiamo ad incontrarci per vedere anche se ne combinano delle altre. Insomma, sì, perché mi pare che non c'è limite anche a questo. Sì. Vediamo, grazie, per non piangere. Grazie ancora. Alle 19:30, quindi tra pochi minuti, il telegiornale della sera.